Ciao a tutti ragazzi, sono Dave, bentornati sul mio canale, eccoci qua con un nuovo video, il quinto se non erro, su Forza Motorsport. Questo gioco mi sta piacendo un botto, tanto che è tardi, io dovrei andare a letto, ma sono qua a registrare. Beh, non perché, insomma, per giocare più che altro, però io ultimamente quando gioco registro sempre anche perché non mi costa nulla, quindi sto anche registrando, ma ho voluto un botto giocare, quindi andiamo, non perdiamo neanche tempo. Nürburgring, forza! Abbiamo un po' di punti a sto giro, però li spenderei perché 9,50 sono un po', ecco. Quasi quasi, signori, io andrei sulla mescola. Perché non abbiamo una mescola un po' del cazzo, no? Ovviamente. Ah, cazzo, sport, non possiamo. No, vabbè, per così poco no, raga. Oddio, controllo da due in più, però no. Però li spenderei perché poi non so se la riutilizzeremo st'auto, quindi. Ok, allora facciamo. Ho preso sistema carburante, la roll bar e ho messo gli ammortizzatori da gara, dai. Quindi adesso sempre 3-2, 3-5 che ci sta di velocità. Controllo comunque uno in più e frenato uno in più. Ci sta, avrei voluto mettere le gomme, però vabbè. Beh, tanto in realtà, ripeto, non so se la useremo più st'auto, che il prossimo campionato sicuramente non sarà con questa categoria di auto, quindi vabbè, amen. Per adesso abbiamo speso buona parte. Oh no, cosa ho fatto? Ho fatto cerchio. Ah! E va bene così, dai, va bene così. Ma quanto cazzo salta sui cordoli l'auto? Non credo che salti così tanto nella realtà. Ok, tralasciando che devo abbassare il volume perché ce l'ho altissimo. Ok, io mentre ci accingiamo a fare il primo giro un po' di ispezione del Nürburgring in versione ridotta, ma vabbè, io vi ricordo di lasciare un like e un commentino e anche l'iscrizione, assolutamente, per supportare il canale. Mi raccomando, se vi piacciono i miei video, se sono simpatico, mi raccomando, aiutate parecchio per fare in modo di far arrivare i miei video a più persone. Così l'algoritmo mi caga anche un po' di più, dai. Dai, fatelo per me, fatelo per me. Sono impegnatissimo, ma cerco sempre di portarvi almeno un video al giorno. E quindi, apprezzate lo sforzo, dai. Apprezzatelo con un like, un commentino e l'iscrizione, però. Che quello aiuta veramente. Comunque. Questa in realtà, più o meno la conosco già, questa versione della pista. Ci avevo girato su Assetto Corsa, anche se sto guidando come un babbuino in calore, però vabbè, quello è un altro discorso. Ok, abbiamo già beccato un avviso. Minchia, devo, ridendo scherzando, è un giorno e mezzo circa che non gioco e già mi devo riabituare a sta focus un po' ballerina dietro. E ballerina anche in frenata, sempre dietro, riguardo il posteriore. Ok. Va buono, e questo era un giro, oddio santo, dimostrativo della versione ridotta del Nürburgring, e direi che ci possiamo beccare alla gara, o se succede qualcosa anche qua nelle prove libere, tipo che andiamo nel culetto di quella VRX là davanti, può succedere, la prima staccata sicuramente gli vado nel culetto. E vabbè, insomma. Ed eccoci quindi qua per la gara, signori. Vi devo dire che non è per niente facile il Nürburgring. Non me lo ricordavo così difficile, anche l'assetto corsa, che tra l'altro è più simulativo ancora. Però minchia. Fa buono. Partirei comunque sempre al 24esimo. E come arriviamo, arriviamo. Tra l'altro, dovremmo essere già primi, credo, con un bel po' di margine. Quindi, sti cazzi. Dai. Ok, partenza, insomma, un po' di merda in realtà.
Prova bene. Ho provato a dosare molto il gas, ma l'ho dosato fin troppo. Vediamo se riusciamo ad andare all'esterno. Io di solito un po' meno trafficato, comunque riusciamo a girare poi molto larghi, però siamo rimasti in terza e la macchina è andata un po', ci ha portato un po' fuori, quindi in realtà non siamo riusciti a fare granché. Qua ci hanno girato letteralmente addosso, ma va bene, ok. Ma proviamo a uscirne vivi. Guarda qua, zio Pera. Ma regà, ma state calmi però. Che Cristo. Guarda, ci grattugiano la fiancata, zio Pera. Minchia, che casino qua al Nürburgring. Puttana Eva. Che macello. Vediamo qua all'esterno. Vi grattugiamo anche noi un po' la fiancata, però. Però ci sta, ci sta. In amicizia. Ok, siamo comunque ridendo e scherzando ottavi, però abbiamo fatto una partenza non proprio fantastica, eh. Qua all'esterno, madonna, rischiosa, anche perché qua non c'è il cordolo all'uscita. Strano, tra l'altro, dovrebbe esserci in teoria. Attenzione, staccatona. Lasciamo lo spazio. Ma che cazzo fa? Che cazzo ho fatto? Ma regà! Ma che era un tentativo di buttarmi fuori, ma per forza non c'è altra spiegazione. Dio santo. Vabbè. E qua svenneggiamo l'altra Focus ancora prima della staccata. E siamo già quinti, anche se andiamo un bel po' lunghi qua. Ma bro, ma che Cristo! Ok, io l'ho presa di merda, però. Madonna! Mi hai accoppato il pilota virtuale, zio Pera. Ok, ragazzi, ci siamo, ci siamo. Siamo dietro una Veloster. Forse riusciamo anche a infilarlo alla staccata. Forse sì, perché abbiamo parecchia più velocità. Troppo, mannaggia. Minchia, va larghissimo anche lui. Non so se sia per schivarci, ma zio Pera. Niente, ha sbagliato totalmente la staccata. Noi comunque, vabbè. Può capitare, dai, può capitare. Capita ai migliori, figurati a me. O no? Cosa dite? Attenzione, siamo vicinissimi qua, eh. Questa la svenneggiamo ancora prima. Vediamo all'interno. Diamo un occhio all'interno. Ce la facciamo all'interno, assolutamente. Non avevo molti dubbi da quanto eravamo più veloci. Adesso ci sono gli ultimi due. Due giri per prendere gli ultimi due. Vediamo di farla bene a sto giro qua. Più o meno, sempre l'auto è stabile come. Non lo so, come una cosa non molto stabile, ma per niente in realtà. Attenzione, questa è inderrapata, zio Pere. In realtà mi sa che la facciamo più velocemente inderrapata che normalmente. Però se poi usciamo così. Vabbè. È andata così. Mannaggia me, mannaggia. Non sono molto in forma in questa gara. Non so se sia l'ora tarda o cosa, però vabbè. Ah, ho preso una penalità, ragazzi. Quella curva non so perché la taglio sempre, cazzo. Cerco sempre di farla forte, ma finisce sempre che la taglio. Per adesso ci è andata bene, ma sto giro ci hanno dato mezzo secondo. Vabbè, dai. Forse riusciamo a recuperarlo. Abbiamo un giro, vediamo. Vediamo, speriamo. Attenzione, vicinissimi, vicinissimi. Proviamo a fare questa un po' più larga per riuscire a chiudere più in uscita e riuscire a fare un po' così qua. Magari usciamo meglio. E direi che ce l'abbiamo fatta abbastanza. E vediamo se qua riusciamo a infilare questo. Riusciamo, attenzione, molto pulito tra l'altro. Adesso manca solo il primo. Dai, ce la possiamo fare, raga. Camignotta. Ok, l'abbiamo fatta abbastanza bene, non velocissima, ma comunque abbastanza bene. Ok, questo no, dai, dovremmo riuscire perché questo è già in uscita. Siamo
Siamo un bel po' più veloci, grandissimo, grande focus. Oppa là, e ce lo mangiamo. Abbiamo una staccata, dobbiamo farla bene per forza. Ok, dai. Ok, ma mi sa che in mezzo secondo di vantaggio non ce l'abbiamo, raga. Mi sa che è quello purtroppo. Anche se aspetta, non lo vedo più nello specchietto. Forse ce l'abbiamo, raga. Forse ce l'abbiamo, anche perché in ripartenza siamo un po' più forti. Vediamo, vediamo, vediamo. Sì, direi di sì, direi di sì. Yes, minchia, 2 secondi e mezzo. Mi sa che come Forza Horizon che alla fine frena un po', proprio gli ultimi metri. Va buono, comunque buono, mi piacciono ste gare comunque così tirate. Godo, godo parecchio. Dai, attenzione, ci becchiamo 18.000 crediti. Vi devo dire, giustamente, trofeo per il campionato. Tour Amatori sbloccato. Ah, vedo un MX5 Challenge, che è interessante. Anche se vi dico la verità, vorrei già qualcosa con qualche cavallino in più, Però va bene. Salvo sempre il replay giusto per... Lo chiamiamo tipo D. Quindi, signori, serie successiva. Vediamo, vediamo, vediamo. Ci dice qualcosa lui o scegliamo noi? Credo che sceglieremo noi in realtà, però. Sì. Ah, io però vorrei capire. Allora, questa. Ok. Ah, Tour Amatori, abbiamo sbloccato questa. Ok. E basta. Quindi, teoricamente, abbiamo due scelte. Ma però se schiaccio parte subito il coso, vero? Non lo so. Però queste hanno un po' più cavalli, quindi forse andrei di queste. Sì, ragazzi, sinceramente cambierei un po', diciamo, registro, un po' genere, però... Però mi sa di no, andrei di questo. Every year, manufacturers set out to build a car of the moment that defines who they are. Cars that are nimble, well-engineered, with a futuristic design aesthetic. Not exclusive automotive fantasies, desirable, attainable. Each offering a welcome invitation for a motivated, hard-driving enthusiast to get in, buckle up, and then define who they are at the absolute limit on the racetrack. Allora, signori, molto interessante, si prospetta molto interessante. Intanto vediamo un po'. Allora, soldi apparentemente ce ne abbiamo un po' per tutti. Allora, io, ragazzi, io la Supernova la adoro dal punto di vista estetico. Punto di vista di motore capisco che, insomma, ecco, però vabbè. Ultimamente, vi devo dire, non mi hanno mai colpito troppo le Porsche, ma ultimamente le sto apprezzando parecchio. E onestamente, Alpine, la Roadster, la Z4 Roadster, la Lexus, Mercedes, anche queste non mi hanno mai convinto troppo. 370 ci sta, ma e anche questa qua. Io onestamente, che cazzo, mi sta un po' sul cazzo perché è la più veloce, cioè la più potente, quella con, come si dice, il livello, come cazzo si chiama, più alto. Però cazzo, io andrei in botto di Porsche, ragazzi. O appunto, se proprio di Supra questa qua. Tra l'altro, fatalità sono... No, vabbè, non sono proprio le più veloci. Ah, le scelte sono due. O Supra, più che altro perché, ripeto, prenderei molto volentieri questa, ma... Mi sta sul cazzo che è un po' la più veloce. Anche se in realtà le altre te le mette della tua categoria, quindi... In realtà anche sti cazzi. Quindi sì, prendiamo la Porsche. Facciamo sto verde, dai. Ma sì, senza pensarci troppo. Non possiamo stare qua una vita e mezza. Dai, verde, buona. Tanto in ogni caso credo che si possa cambiare con pochi crediti o addirittura gratis il colore. Quindi, va fa mock. Allora, limite 700. Partiamo già a Silverstone, seppur la versione ridotta. Ok. Avremmo già qualche punticino, però... Lascerei stare per adesso, neanche guardo. Andiamo subito alla gara.
Eccola qua, signore, in tutto il suo splendore. Non sarà magari la Porsche più bella di tutte, però onestamente delle macchine che ci offrivano, tralasciando la Supra, era quella che mi piaceva di più. Ma in realtà forse pure... No, dai, la Supra mi piaceva un po' di più. Però appunto, ultimamente mi è venuto un po' questo pallino delle Porsche, quindi ho voluto prendere questa. La Supra si prenderà comunque in futuro, sicuramente, ragazzi, sicuramente. Iniziamo. Il soundino c'è anche se stock, eh. Oh no, che dite? Attenzione, vediamo com'è questa Porsche. Allora, freni, avevo già dato un'occhiata veloce alle caratteristiche, effettivamente non sembravano granché, neanche il controllo. Teoricamente posteriore eppure allarga parecchio. O è 4x4 magari? Mi sa che 4x4, cioè almeno da queste prime due curve che ho fatto sembrava più 4x4, anche se comunque si intraversa parecchio, pare. Non ci ho fatto caso purtroppo in fase di acquisto. Oddio, sono andato troppo sul cordolo. Sentite la turbina però, zio Pera. Ah no, cazzo, qua non c'è la curva. Lol. È abituato su Formula 1 a Silverstone normale. Allora, il soundino c'è, ma comunque molto poco, quindi mi sa che i primi punticini li investiamo su uno scarico. Non ho ancora capito quanto cambi il sound. In realtà sulla Focus non mi pareva fosse cambiato così tanto, ma magari sono io che sono incoglionito, potrebbe essere. Comunque, primo giro mi sembra parecchio guidabile, anche se non è il top di frenata e anche un po' il controllo, ma comunque è più controllabile secondo me della Focus, è solo forse anche il prenderci la mano. Però, oddio, quanto è andata dritta qua. Vabbè. Però comunque sì, sembra guidarsi abbastanza bene, comunque poi ci si prende la mano, è buona ovviamente. Cristo santo. Sto giro però ti inculo, va fa mock. E che cazzo, bro. Stupido rincoglionito. Ah, ma in realtà è finita la prova, quindi vabbè. No sium. Oh, bella. Ok. Comunque, onestamente mi aspettavo qualcosa in più, più che altro dal punto di vista del controllo e dei freni. I freni secondo me sono un po'... un pelo, come dire... sottodotati? Sì, sottodotati. Vabbè, avete capito cosa intendo. E il controllo in realtà più che altro perché... Perdonatemi, non sono molto informato su alcune auto. Banalmente sono più informato su quelle più scrause. Quelle che posso permettermi, diciamo, più che su queste. Credo a sto punto che sia un 4x4 come si guida. Infatti allarga parecchio. Più di quello che mi aspettassi. Devo entrare nell'ottica che è un 4x4 sicuramente, ripeto, anche se non ho la certezza. E devo prenderci bene la mano. Peccato, volevo una posteriore, ma va bene. Allora, tralasciando il fatto che non capisco perché 21esimo ci dà piazzamento previsto quarto, sesto, 24esimo, quinto, però va bene. Partirei comunque dalla quinta. Sì, assolutamente. Ed eccoci qua, signori. Eccoci qua, col Porschetto slimitiamola, ma sì, spielliamo tutto. Sì, dai, anche la come partita per forza un 4x4, zio Pera. Ok, vediamo cosa riusciamo a combinare qua, la prima staccata credo che sarà distruttiva. Ok, sapevo, ho provato ad allargare il più possibile, ma comunque mi è venuto addosso. Questo rientra in pista un po' alla cazzo de cane. Ok, oppela, ci viene addosso anche quell'altro. Proviamo a infilarci. Oddio, riusciamo proprio in chiodo lì. Suppostiamo un po', ma vabbè. Questo è in mezzo a tutta sta gente. Non è per niente facile non prendere nessuno. Ecco qua.
Dio caro, ma ti pare? Vabbè, io faccio il possibile, mi sta anche un po' sul cazzo fare gli autoscontri, ma se non dipende da me posso farci poco. Ok, in ogni caso, vediamo qua, adesso è un po' più agevole il sito, quindi riusciamo forse a fare qualcosa di più clean. Eccoci qua, l'anghe che si appoggia. Dai, zio per... Ma perché inchiodano? Dio! Madonna, raga, non capisco, giuro. No, è meglio di no. Ma guarda, il trenino! Vabbè, io ho anche un po' sbagliato la staccata, ma veramente... Secondo me qualche fix li ha deve riceverlo, perché non possono inchiodare in mezzo alla curva o addirittura in rettilineo. Famo così in ogni caso. Si opera, siamo undicesimi. Proviamo a infilarci qua, che abbiamo capito siamo un po' più veloci, anche se abbiamo un po' osato, devo dire la verità. Vediamo se ci danno niente penalità. A sto giro forse ce la meritavamo, devo essere onesto, però va bene, meglio così. Attenzione perché siamo lì lì con la 370. Forse a fine rettilineo possiamo riuscire a fare la staccatona. Direi di sì, vediamo se riusciamo a tenerla. Sì. Abbastanza bene, direi anche. Oddio, no, però vedi quanto allarga, cazzo. Fuori pista di un pochino. Ah no, dai, penalità per così poco mi pare un po' eccessivo, però vabbè, ce la prendiamo, ce la prendiamo. Minchia, certe volte allarga veramente tanto, non me l'aspetto che allarghi così tanto. Attenzione, perché comunque usciamo molto bene da qua, quindi fottiamo già subito questa. Oddio, anche in frenata allarga tantissimo, raga. Queste frenate che devi fare un po' mentre sterzi un po' sono terribili. Comunque teoricamente dovrebbe averceli messi dalla nostra stessa categoria, però quantomeno in accelerazione siamo molto più veloci, eh. Non so se poi quello sia dato semplicemente dalla difficoltà che abbiamo impostato. Un po' larghetti, ma in realtà pulito, molto pulito. Vediamo cosa riusciamo a fare in ripartenza. Possiamo infilarci all'interno. Sì, meglio all'interno. Ottimo. Facciamo una staccata non troppo esagerata. Ok, ottimo. Cerchiamo di lasciare gli spazi anche se mi verrà addosso comunque. Ah, no, no. Vabbè che ho allargato un botto. Ci mancava. Ci mancava. Ci mancava solo che mi veniva a prendere sulla sabbia. Perché ero lì lì. Insieme siamo parecchio vicini a quest'auto che in realtà non ho ben presente quale sia. Forse era l'Alpine? Non lo so, raga, giuro. Staccata abbastanza buona, devo dire. Cerchiamo di lasciare gli spazi, ma ci viene addosso. Vabbè, lo spazio era poco, ma non so se fosse troppo poco. Boh, vabbè. Ok, abbiamo 2 giri per recuperare quelli davanti. Non la vedo facilissima, onestamente, però ci si prova, ovviamente. E signori, non ce la facciamo. Peccato, peccatissimo. Mi sa che neanche uno riusciamo. Forse l'ultimo, proprio l'ultima curva, ma in realtà non credo. Non eravamo troppo competitivi in questa gara, devo essere sincero. Certo, la partenza come al solito ho lasciato parecchio desiderare, ma come detto, sempre gli autoscontri di questo gioco la partenza. Speravo di arrivare almeno sul podio, invece ci dobbiamo accontentare di un quarto. Mamma mia. È interessante questa cosa, però. Mamma mia. Quanto è allargato anche qua. Va bene, va bene. Ce la prendiamo, poco male, dai. Ci sta. Cazzo, 8 secondi davanti sono arrivati. Comunque il miglior tempo. Il nostro era un secondo e due più veloce. Però conta fino a un certo punto quello. Fatalità era una Porsche anche lei. E va bene, va bene. È andata così. È solo la prima gara in ogni caso, quindi sti cazzi, eh. Ci sta, ci sta. In ogni caso ci becchiamo 8.000 crediti. Vabbè che non abbiamo il bonus del podio, né tantomeno della vittoria, ma 8.000 mi paiono un po' pochi, onestamente. Vabbè, poco male. Cerchioni ci interessa poco, larghezza pneumatici già di più e barra antirollio ci può stare. E signori, il prossimo circuito è di nuovo il Grand Ole Raceway, ma in questo caso
Mo non mi ricordo come era l'altra volta, ma credo proprio che sia la versione completa. Sì, direi proprio di sì. E niente, io però, abbiamo fatto due gare, come già detto, ne faremo due episodi. Non so quanto verrà lungo questo, onestamente. Spero non più di 25 minuti come gli altri, che già comunque è fin troppo lungo 25, però vabbè, non voglio neanche fare una gara a episodio, almeno due, dai, ci stanno. Io spero che questo episodio appunto possa esservi piaciuto, se così fosse mi raccomando like, iscrizione e commentino, le cose più importanti soprattutto per l'algoritmo. Poi condivisione e campanile che aiutano sempre. Niente, niente, ci becchiamo un prossimo video, vi ringrazio per la visione, spero che questa serie possa piacervi, visto che già il primo episodio non è andato molto bene, anche se vabbè non ho mai molte visualizzazioni, io però mi dispiace che a molti... Molte persone iscritte al mio canale non interessi questa cosa, però purtroppo io sono così, c'ho il periodo guida, c'ho il periodo, non so, prima persona, il periodo, non lo so, ho i miei periodi, quindi mi dispiace. Alla fine questo, il canale è, diciamo, un diario di quello che gioco io, quindi è così. Niente, dai, ci vediamo al prossimo video, love you, ciao!